Bene, allora, quindi questa è l'equazione da risolvere, condizione al contorno. Allora, è un'equazione che può essere integrata direttamente senza problemi. Infatti, la riscrivo qua. Allora, dv/f è uguale a f su mu dp su dz. Ok, non ho dimenticato niente. Ok, da una prima integrazione ottengo f du su df uguale f quadro su 2 mu dp su dz più c1, divido tutto per f e osservo che questa condizione al contorno qui, du su dr in r pari a 0 deve essere uguale a 0, mi fa osservare che per poterla rispettare devo avere c1 pari a 0. Ok? Quindi seconda integrazione e ottengo la u di r uguale r quadro su 4 mu del p su dz più c2. A questo punto cancello qui sulla destra, così recuperiamo un po' di spazio. Allora, a questo punto devo imporre l'altra condizione al contorno per trovare la costante di integrazione u di r grande uguale 0, quindi r grande su 4 mu dp su dz uguale meno c2. Di conseguenza il profilo che stavo cercando, u di r, è uguale. Posso mettere in evidenza appunto r quadro grande su 4 mu p su dz e il punto, se metto anche un segno meno davanti, diventa 1 meno r quadro su r quadro. E vedete che già il profilo di velocità non ha ancora proprio una forma, come dire, sembrerebbe utilizzabile perché ancora appare un dp su dz, no? Però già ci fa vedere che questo u di r in effetti è una parabola, è una funzione del secondo ordine come avevamo detto all'inizio. Ora, per trovare una forma che poi è quella che normalmente si utilizza, andiamo a calcolare a questo punto la velocità media, sapendo che abbiamo detto m punto uguale rho per la velocità media per l'area uguale all'integrale sull'area di rho u di r dA diviso, diviso l'area. Scusatemi, non è diviso l'area, ma questo è direttamente la portata massica. Sì, questo è direttamente la portata massica. Va bene. Di conseguenza, la u con m è uguale all'integrale sull'area di rho u con r dA diviso rho per l'area. Ovviamente posso osservare che se il fluido è comprimibile questa rho si semplifica e nell'eseguire questa integrale, se guardo al condotto
da quest'altro punto di vista, ok? Quindi sostanzialmente abbiamo l'asse R che è diretto verso l'alto e l'asse Z che invece è normale alla lavagna. Allora, l'area di A, io utilizzo direttamente questa altrimenti diventa troppo piccolo il tutto. Ecco, l'area di A, che è questa qui tratteggiata, quest'area qui è 2 pi greco R di R, dove R è questo e R è lo spessore di questa sezione anulare. Di conseguenza il tutto diventa integrale tra 0 ed R grande di UdR per 2 pi greco R dr diviso l'area che è pi greco R quadro. Ovviamente posso semplificare pi greco e devo andare a sostituire dentro all'espressione U con R quella che ho appena trovato. Di conseguenza ottengo integrale tra 0 ed R, porto fuori il 2 sotto, anzi facciamo così, 2 su R quadro, così facciamo prima, 2 su R quadro, integrale tra 0 ed R. Allora qui abbiamo U di R per R. Allora, qui posso portare fuori anche questa espressione qui, vedete? Posso portare fuori questa espressione qui. Ok, di conseguenza abbiamo, comunque mettiamo qui dentro R quadro del P su Z che moltiplica R meno R al cubo su R al quadrato, il tutto in D. Ok, do al solito un paio di minuti per scrivere perché vi vedo tutti infaccettati. Il tutto è uguale a meno 2 del P su DZ. Poi abbiamo il primo termine integrato mi darà, siccome devo integrare tra 0 ed R grande, facciamo direttamente, scriviamo direttamente il risultato, mi darà R quadro mezzi, giusto? Per questo primo pezzo. Il secondo pezzo sarà R alla quarta su 4 R quadro, giusto? Benissimo. Allora, a questo punto otteniamo che questa integrale qui, mi sono dimenticato una mu però, me ne sto accorgendo solo adesso, qui abbiamo una mu al denominatore, vero? Eccola qua. Quindi R quadro su 4 mu, ho dimenticato il 4 mu, correggete anche voi, stavo controllando proprio adesso, quindi 2 su R quadro meno R quadro su 4 mu, ok, ci siamo, quindi abbiamo questo 4 che diventa 2 al denominatore, ok, quindi diventa 1 su 2 mu del P su DZ e poi abbiamo la parte integrata. Controllate, controllate anche voi, vi trovate? Ok. Allora, adesso qui abbiamo R quadro mezzi meno ovviamente R quadro quarti. Quindi un mezzo meno un quarto fa un quarto. Quindi il tutto fa R quadro quarti. Allora questo fa meno
R4 su 4 per 2 fa 8, 8 mu del P su dz, che vi ricordo essere la velocità media. Siete? Bene. Ora, se confrontiamo questa espressione della velocità media con questa, ci rendiamo conto che questa qui è due volte la velocità media, vero? Quindi, il tutto qui può essere scritto come due volte la velocità media, 1 meno R4 su R sul radio al quadrato. E questa espressione del profilo di velocità, che è appunto un'espressione che descrive analiticamente una parabola, quindi profilo di velocità laminare completamente sviluppato in un condotto circolare è parabolico, ci dice anche che sull'asse, dove r piccolo vale 0, la velocità è pari al doppio della velocità media. Questo in effetti è il motivo per cui si ritiene che il moto sia completamente sviluppato come criterio di definizione quando la velocità massima, quindi sull'asse del condotto, è pari al 99% di due volte la velocità media, che è la velocità massima completamente sviluppata. Ok? Bene. A questo punto, una volta che abbiamo il profilo di velocità, dobbiamo andare a trovare le perdite di carico per completare il ragionamento che stiamo facendo. E in particolare vogliamo andare a determinare questo F, che abbiamo detto è meno 8 mu su rho m4 du su dr. Ora, diciamo così, una volta che abbiamo il profilo di velocità, possiamo andare a determinare du su dr, che evidentemente è pari a meno 2 volte um, che moltiplica 2r su r quadro, r grande al quadrato. Quindi è uguale a meno 4 um per r su r quadro, e quindi quando vado a valutare questa derivata in corrispondenza della parete ottengo l'espressione meno 4 um su r, giusto? Se la vado a sostituire lì dentro, F è pari a meno 8 mu diviso rho um al quadrato, che moltiplica meno 4 um su r. Questo quadrato scompare con questo, quindi abbiamo 32 mu diviso rho um per il raggio, sapendo che il raggio è uguale al diametro del condotto diviso 2, questo è uguale a 64 mu diviso rho um per il diametro, ma rho ud su mu è Reynolds, quindi tutto è 64 su Reynolds, e questa relazione è nota in letteratura come Hagen-Poiseuille, che fornisce per tubi lisci a sezione circolare e flusso laminare completamente sviluppato e incomprimibile direttamente il valore di F a partire dal numero di Reynolds, ed è il caso che voi state affrontando nell'esercitazione, va bene? Ho visto che alcuni di voi stavano già utilizzando questa relazione, ecco, ben fuori da queste considerazioni. Benissimo. Ora, nel tempo che ci rimane a disposizione, guardiamo ora come fare a determinare la lunghezza idrodinamica di imbocco, perché non facciamo in tempo ad affrontare il problema termico, che a questo punto rimandiamo la prossima volta, perché è un discorso un pochino più lungo, va bene? Quindi adesso
Voi terminate di scrivere, io mi lavo le mani, montiamo un attimo il proiettore e vi faccio vedere come determinare la lunghezza dell'aerodinamica di imbocco attraverso delle slide. Ok, allora queste sono le slide dove sono riportati gli argomenti che abbiamo trattato oggi, va bene? Quindi va bene, tutti gli aspetti inerenti lo sviluppo dello strato limite. Il bilancio di forze che abbiamo visto prima e ovviamente tutto quello che abbiamo fatto. Non è, ovviamente non ci sono tutti i dettagli che avete visto alla lavagna, ma insomma è riportato tutto. Ok, siamo arrivati fin qua. Bene? Che abbiamo detto è questa relazione, la relazione di Hagen-Poiseuille. Adesso questa è la parte termica, ma la faremo la prossima volta. Qui invece si vedono gli aspetti inerenti alla lunghezza aerodinamica di imbocco. Allora, per il calcolo di questa lunghezza, potete fare riferimento al libro Complementi di trasmissione del calore dei professori Manca e Naso che voi avete. Allora, su questo libro trovate questa tabella che provo a ingrandire. Eccola qui, riuscite a leggere? Dove è riportato di fatto per diverse forme della sezione del condotto, è riportato F per Reynolds. Ah, scusate, ma non è questa la tabella della lunghezza aerodinamica di imbocco, vediamo se l'ho inserita. Questa qua non leggo bene. Sì. Ok, è questa qua, perfetto. Sì, perfetto. LH sta per lunghezza idrodinamica, va bene? Ok, allora la relazione è la lunghezza idrodinamica diviso D per il numero di Reynolds, nel vostro caso è 0,056. Di conseguenza, poiché avete il diametro del condotto che è unitario, il Reynolds è 500, se fate il calcolo vi viene una lunghezza di 28, che è il valore atteso. Va bene? Quindi voi dovrete confrontare il vostro dato con questo 28. Volevo però farvi osservare che esiste l'analoga relazione per diverse forme del condotto e qualora il condotto dovesse assumere una forma differente, si fa riferimento al diametro equivalente, che è 4 volte l'area della sezione diviso il perimetro bagnato. E quindi prendendo questo diametro equivalente, poi si fa riferimento alla geometria circolare, ma con diametro equivalente. Quindi se avete una forma particolare che non rientra tra queste, potete utilizzare questo approccio. Un'altra cosa che volevo dirvi per mettervi in condizione di terminare la vostra esercitazione, vi anticipo una cosa velocemente, poi la vedremo nelle prossime lezioni. Allora, qui sono riportati il numero di Nusselt per la condizione di flusso imposto e temperatura imposta sulla parete esterna del condotto in funzione della lunghezza del condotto. Allora, quello che si vede in soldoni, lo vedremo in dettaglio, è che questo numero di Nusselt dopo l'imbocco che avviene fin qua diventa un valore costante. Diventa costante, va bene? Perfetto. Il valore che assume è 4,36 nel caso di flusso imposto e 3,66 nel vostro caso temperatura imposta. Ora sapete che il numero di Nusselt risolvendo il problema dimensionalizzato coincide con il gradiente della temperatura adimensionalizzata, no? Quindi lo potete calcolare sulla parete. Ebbene, la lunghezza termica di imbocco è la distanza dalla parete in corrispondenza della quale il numero di Nusselt che calcolate è il numero di Nusselt a cui si tende, che è 3,66, è pari al 5%.
Questo è il criterio che dovete utilizzare. Oggi non siamo riusciti per questioni di tempo ad entrare nel dettaglio di questi aspetti, ma diciamo che fate riferimento a queste informazioni per completare l'esercitazione. E la prossima settimana guarderemo in dettaglio la parte tecnica. Ovviamente faremo anche un paio di esercizi per fissare le idee e poi cambieremo argomento. Va bene? Domande che vi possano aiutare soprattutto per la parte esercitativa? Tutto chiaro su come calcolare la lunghezza termica d'imbocco? Sì, ripeto, allora, questo grafico che vedete qui vi illustra un concetto che capiremo meglio la prossima settimana, ripeto, che è il seguente. Se vado a vedere come varia il numero di Nusselt in funzione sostanzialmente della distanza dalla lunghezza dalla sezione d'imbocco, questo numero di Nusselt a un certo punto diventa costante e diventa costante quando il campo è termicamente completamente sviluppato. Quindi nella zona completamente sviluppata dal punto di vista termico il numero di Nusselt non varia più, va bene? Perfetto. Ora nel vostro caso, poiché si può distinguere tra due condizioni essenzialmente, una condizione di temperatura imposta sulla parete del condotto, che è il caso che state studiando voi, giusto? E una condizione di flusso imposto sulla parete del condotto, che invece non state studiando, nel vostro caso, quindi temperatura imposta, il numero di Nusselt diventerà, in condizioni completamente sviluppato, pari a 3,66. Va bene? Ovviamente stiamo parlando di flusso laminare, di un fluido incomprimibile in un condotto circolare a sezione costante. Bene. Ora si definisce come criterio per stabilire la lunghezza termica di imbocco il seguente. La lunghezza termica di imbocco è la distanza dalla sezione d'ingresso in corrispondenza della quale il Nusselt locale e quel 3,66 differiscono del 5%. Va bene? Quindi voi se andate a calcolare il Nusselt sulla parete del condotto, troverete una funzione che varia fino ad attestarsi sintoticamente ad un valore che è 3,66. Quando differisce del 5% rispetto al 3,66, lì avete terminato il fenomeno di imbocco termico. Ok? Chiaro adesso? Altre domande? Allora, con questa informazione avete anche dati di confronto per l'esercitazione, perché il profilo di velocità ce l'avete. La lunghezza idrodinamica d'imbocco avete visto come calcolarla, viene 28. La lunghezza termica d'imbocco vi ho detto come calcolarla. La settimana prossima vedremo qual è il profilo di temperatura con cui confrontare. Quindi vi mancano le informazioni solo per l'ultimo confronto tra il profilo di temperatura numerico e quello analitico, tenendo presente che questo è una soluzione analitica in forma chiusa, ma delle equazioni relative allo strato limite. Ok? Questa è una cosa che dovete sempre tenere a mente. Va bene, con questo abbiamo concluso. Ci vediamo la prossima settimana. Per qualsiasi dubbio o domanda, ovviamente potete passare da me quando volete, anche relativamente all'esercitazione, non ci sono problemi. Buona domenica.